Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, caro Castaldo, stiamo osservando ormai la fisionomica con lei, perché è stato molto silenzioso finora, perché è molto educato, finché io do la parola non parla. A parte che vedo che c'ha un bel fiocchetto ucraino sulla giacca, insomma, per far capire subito da che parte sta. Ma soprattutto mi dicono Alan e il generale Fioravanti, quando io ho citato il blog di Grillo, lei ha scosso la testa. Che vuol dire, non è d'accordo con quello che ha scritto Grillo? No, io volevo osservare una cosa molto importante, cara Mirta, che Beppe Grillo parla a nome di Beppe Grillo. Il fatto che poi abbia deciso di darci una mano, dei consigli, dall'alto della sua grande esperienza come comunicatore, è una cosa. Ma gli organi ufficiali del Movimento 5 Stelle sono... Posso? Sì, sì. Posso? Nel blog Beppe Grillo parla a titolo personale di Giuseppe Grillo, nato a Genova. Il Movimento 5 Stelle, quando deve comunicare le sue posizioni di politica estera, lo fa attraverso il suo sito, il suo blog, e attraverso i suoi responsabili, nella fattispecie il sottoscritto, che è il coordinatore per il Comitato per gli Affari Europei ed Esteri. Quindi giustamente Beppe Grillo dice la sua, dà un contributo, ma Beppe Grillo non è il capo politico del Movimento 5 Stelle, non è il presidente del Movimento 5 Stelle, visto che lo è il presidente Conte. Chiaramente è un nostro fondatore a cui noi vogliamo bene, allora, che scusi, rispettiamo, io ma giustamente dice la sua, ma non è la linea del Movimento 5 Stelle, mi perdoni. No, le volevo spiegare, perché non è che volevo metterle in bocca, cioè mettere in bocca al Movimento 5 Stelle cose non sue. Sono cascata in questo equivoco perché ho letto che avete deciso di finanziare con 300.000 euro il blog di Grillo, quindi mi sono detta, se decidono di devolvere un pezzo dei loro finanziamenti al blog di Grillo, vorrà dire che pensano che quello diventa un po' una voce fondamentale per la loro posizione politica. No. È stato un mio errore di valutazione, forse. No, perché la posizione politica che noi abbiamo espresso con grande chiarezza ieri è stata espressa dal Presidente Conte dopo 3 ore di riunione con il Consiglio nazionale, del quale io sono membro di diritto, che è una posizione di pieno e convinto sostegno alla legalità internazionale. E mi spiace dirlo, io ho un grande rispetto e stima per Alan Friedman, ma quando mi dice il Movimento 5 Stelle è un movimento filo Putin, io lo devo confutare, perché vorrei che si ricordasse, ad esempio, il lavoro, prima l'ha detto la Lega, il Movimento 5 Stelle erano due partiti filo Putin, è stato detto questo. Mi permetta di ricordare una cosa, io voglio dire, io però l'ho ascoltata, non l'ho interrotta, mi faccia concludere un ragionamento. Vorrei che si ricordasse ad esempio che, al netto di alcune esternazioni di singoli esponenti del Movimento 5 Stelle, che si devono assumere le proprie responsabilità personali, il Movimento 5 Stelle, al contrario, ha sempre rigettato la politica dei doppi standard e, ad esempio, ha un esponente come me che al Parlamento Europeo ha sostenuto la candidatura al premio Sakharov di Alexei Navalny, che si è sempre battuto da vicepresidente per i diritti umani a sostegno dell'opposizione, allora, russa, a sostegno di giornalisti. Alan vuol dire una cazzata, Alan vuol dire una cosa, poi però continuiamo russa a chiacchierare lei ed io, perché appunto ho capito che Grillo parla a titolo personale. La prossima volta faccio non vorrei, pure ecco, il non blog, vorrei essere associato neanche a Matteo Salvini. Matteo Salvini credo che non sappia neanche cos'è l'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Noi invece l'abbiamo messo al centro della nostra risposta per un motivo molto un semplice, perché no, per capire, crediamo Castaldo, che l'Ucraina abbia tutto il di... posso? No, dico, la sta descrivendo un po' come un rincoglionito, dicevo... Grillo, cioè saprà quello che dice. Ecco. No, 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 non mi permette, Mirta, per favore, non mi metta in bocca cose che non mi permetterei mai di dire. Io ho detto che non voglio essere associato a Salvini, ho detto Beppe Grillo parla a nome di Beppe Grillo e giustamente dice quello che ritiene opportuno dire. Io non voglio essere associato a Matteo Salvini, perché quando il Movimento 5 Stelle dice noi crediamo nella Carta delle Nazioni Unite e crediamo nell'articolo 51, dice una cosa molto semplice, che crediamo che l'Ucraina abbia tutto il sacrosanto diritto di esercitare una legittima difesa e che noi dobbiamo aiutarla a farlo.
Certo, ma non dobbiamo permettere neanche però in questo aiuto, che deve essere proporzionato e consistente alle esigenze operative che hanno sul terreno per difendere i propri civili e difendere la propria integrità territoriale, che si arrivi a eccessi come le dichiarazioni imprudenti e irresponsabili ieri del ministro della difesa britannico, il quale dice devono colpire inglese e britannico, sì, che devono colpire in profondità il territorio russo, anche dei centri di comando e controllo in profondità, con le armi che gli stiamo dando, perché lì presta il fianco a una narrativa russa che vuole la cobelligeranza. È un errore strategico, proprio per riportare e rilanciare il processo negoziale. Bisogna molto dirlo. Chiaro, che tra l'altro sono le parole di Conte di ieri. Noi non vogliamo quello. E, esatto, e se posso concludere un'ultima cosa, noi chiediamo due cose fondamentalmente al governo in questo momento. La prima è che venga il Premier Draghi a riferire all'interno della sede dovuta, cioè nelle aree parlamentari, quanto la strategia italiana su come stiamo aiutando per questa legittima difesa, assicurarci che i perimetri siano adeguati e proporzionati in un senso o nell'altro, ma dall'altro vorremmo capire qual è la strategia italiana per sostenere e rilanciare le negoziazioni diplomatiche, che sono un po' un punto morto. Adesso le elezioni in Francia sono finite, io vorrei vedere un'Italia protagonista dello sforzo di mediazione che negoziale, che perché ogni vita Kiev, che si sta Draghi, perdendo con di un Scholz. Ucraino, e questo sarebbe già un fatto importante, ma l'importante è anche che si confronti comunque con il Parlamento dire per la verità, dare una linea di indirizzo diplomatica chiara dei nostri sforzi negoziali. Abbia centrato un punto, cioè il fatto che la guerra sta cambiando forma e che è il caso di riaggiornare anche gli italiani su quello che sta accadendo, secondo me è una cosa più che giusta. Detto questo, però